Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio realizzare insieme a voi una Midori. Per fare questo lavoro ho deciso di utilizzare particolari di carta ritagliati dall'album Spring Botanic. Adesso lo vedete che vi faccio vedere solo una parte della copertina perché una parte è già stata utilizzata per altri lavori. Per chi già mi conosce sa che nel mio canale può trovare lavori diversi, magari realizzati, anche se così a colpo d'occhio non si vede, però con particolari dello stesso album, perché non è detto che quando facciamo un lavoro utilizziamo completamente un album per realizzarlo. E quindi mi piace anche appunto far vedere come recuperare le parti che avanzano per non sprecarle e per far comunque per realizzare altri bei lavori. Quindi utilizzerò delle parti di questo album che avevo utilizzato per fare un ricettario che trovate sempre sul mio canale. Poi voglio utilizzare questo stencil di stamperia che mi piace molto. Questi due colori direi perché sono abbinati alle tonalità della carta dell'album Spring Botanic, che sono nel particolare l'uva fragola e il tortora. Dopodiché la stone paper, perché la copertina della mia Midori, come sempre, la faccio con la stone paper. Questo materiale è resistentissimo, che non si strappa, ma si può tagliare, cucire e si può decorare con qualsiasi cosa vi venga in mente. Quindi da acrilici, acquacolor, si può incollare sopra qualsiasi cosa, usare delle paste per fare delle decorazioni 3D, tutto quello che vi viene in mente. Allora, diciamo che in questo caso però ho voluto fare una Midori leggermente più piccola da borsetta. Infatti le dimensioni di questa Midori, della copertina nello specifico, sono 25 x 15,5. Volevo fare una Midori un po' piccolina, così più facile anche da portarsi dietro. Detto questo, non ci resta che partire con la decorazione della mia copertina. Per colorare la copertina, faccio che praticamente, visto che la voglio fare una parte, voglio dare una base di tinta unita tortora, faccio che mettere direttamente il colore sulla copertina così e poi lo vado a spandere con il mio col mio pennello in questo modo. Così facciamo, si fa molto in fretta. Facciamo sia l'interno che l'esterno dello stesso colore. Una volta finito di colorare la copertina all'interno e all'esterno ed averla asciugata bene, passo a decorarla con il mio stencil. Allora, per colorarla utilizzo il colore uva fragola. Allora, una cosa che farò è scaricare molto bene il colore, perché in realtà non voglio che venga proprio una differenza netta dello stencil sulla mia copertina, voglio solo che si intraveda leggermente. Quindi come faccio? Vado a sporcare il mio pennello per lo stencil di colore, bene, lo sporco tutto bene di colore, ma poi vado a scaricare qui sia sul piatto che anche proprio sul tovagliolo, in modo che rimanga sporco sì, ma non troppo carico di colore. E vado a colorare la mia copertina in questo modo. Non calco tantissimo, la vi regolate voi perché più calcate con il pennello e più chiaramente il disegno verrà marcato. Ma io lo voglio marcato non dappertutto nello stesso modo, quindi calcherò il pennello un po' di più in certi punti e un po' di meno in altri, in modo che il risultato finale non sia una cosa uniforme. Sul davanti della copertina vado a fare solo proprio un piccolo particolare, perché poi dal momento che ci sarà un'altra decorazione non voglio che venga troppo lavorato. Quindi vedete che in questo modo praticamente il mio stencil è fatto in maniera regolare. Faccio la stessa cosa
all'interno. Così. Vedete che questo è il davanti della mia copertina dove ho fatto solo un particolare, invece questo è il retro dove ho riempito un pochino di più di stencil. Magari faccio ancora una piccola decorazione qua sotto, giusto per non lasciarlo proprio troppo vuoto, magari un po' qui e un po' qui, così. E si intravederanno sotto i particolari che poi andrò ad incollare. Allora, fatto questo, praticamente per decorare la mia copertina io ho ritagliato dall'album Spring Botanic questi particolari. Questo fiore un po' più grande, lo stesso fiore più piccolino, e ancora questi sono una farfalla, un pezzettino di tag. Questa era una tag che era praticamente in questa posizione, vedete, era messa qua così, quindi per non sprecarla l'ho ritagliata, in qualche modo l'andrò ad incollare al mio lavoro. E poi volevo utilizzare ancora i miei soliti particolari in pizzo che caratterizzano un po' tanti miei lavori, e questo particolare che avevo realizzato già tempo fa, perché quando un po' di tempo mi realizzo dei particolari che poi man mano che mi servono utilizzo per i vari lavori. E questa è una cosa che ho fatto semplicemente utilizzando, vedete, queste tag in legno sottile, e l'ho decorata con del rosa, che casualmente, perché ripeto, era una cosa che avevo già fatto, però adesso posso utilizzarla perché il colore si abbina, che avevo appunto pitturato con del rosa antico, e poi ho decorato con delle fustelle di piume che ho ritagliato su della carta, su delle pagine di libro, e poi ho sporcato con il distress, un bottone che ho incollato in questo modo, e poi con un colore di quelli che si utilizzano direttamente con i tubetti, un pearlescente, ho fatto tutti questi puntini intorno e avevo realizzato un pochino di queste placchette. Questa nello specifico pensavo di utilizzarla per la mia copertina, quindi l'idea era un po' questa, quindi una cosa del genere, così, con la mia farfallina, e al retro magari una cosa così. Così vado a coprire la mia tag, ecco, per esempio, mentre questi li possiamo poi mettere all'interno della mia Midori. E dunque, prima di andare ad incollare i particolari, è meglio se facciamo i fori e facciamo passare l'elastico per bloccare l'interno della Midori, perché non avendo le parti incollate, non avendo rilievi, rimane più facile da lavorare. Allora, per far passare gli elastici dentro la Midori facciamo in questo modo: andiamo a segnare con una matita, allora, intanto il centro della Midori, perché dobbiamo far passare, bloccare l'elastico che mi servirà per chiuderla. Quindi praticamente siamo qui, 7 e mezzo, diciamo. Dopodiché io faccio così: tengo mezzo millimetro dal bordo per il primo buco e 1 centimetro per il secondo. Tengo molto vicini i buchi dal bordo, perché questo mi permette di poter incastrare gli interni un pochino più grandi, perché altrimenti l'elastico rimarrebbe troppo corto. Dopodiché andiamo a bucare. Io utilizzo questo punteruolo da cucito, ma potete utilizzare quello che avete. Vado a fare i buchi così.
facendo attenzione a non bucarsi le dita, che è possibilissimo. Allora, per prima cosa vado a passare prima il mio elastico al centro. Cosa faccio? Faccio passare la prima parte, faccio così per comodità, perché far passare l'elastico doppio mi risulta difficile, invece in questo modo con l'ago, ecco, lo blocco e tolgo l'ago, quindi poi voi fatelo passare come meglio credete. Quindi andiamo a passare l'elastico così, che sarà quello che ci servirà per chiudere la nostra Midori. Quindi decidiamo la lunghezza, adesso l'ho fatto troppo corto, diciamo che ecco, così va già meglio, e vado a fare un nodo qui. Ok, vedete che in questo modo abbiamo fatto la chiusura. Invece, per quanto riguarda il passaggio interno degli elastici, allora andiamo a infilare l'elastico nel nostro ago così e faccio questo lavoro. Allora, passo prima l'elastico nel mio primo buco, poi vado direttamente nel secondo, così, in questo modo, entro qui, e questo sarà il mio primo passaggio per un quadernino. Rientro nell'ultimo, che non riesco a prendere, aia, mi sono bucata, così, ok, e adesso vado a legare, praticamente vado a fare un nodo, adesso recupero un po' per non sprecare troppo elastico, così, ancora un pochino, ecco, e vado a fare un nodo al centro, nodo che poi rimarrà all'interno del mio quaderno. Non fatelo troppo stretto, perché poi lasciate un minimo di margine, perché poi dovrete incastrare i quadernini, quindi non esagerate con lo stringere troppo il nodo. Tagliamo così, e questo l'interno del nostro quaderno, della nostra copertina per bloccare i quaderni, è pronta. Adesso possiamo continuare con il decorare la nostra copertina. Allora, anzitutto passiamo il distress ink intorno al bordo, come faccio sempre. Utilizzo sempre il vintage photo, che è uno dei colori preferiti per me per fare questo lavoro. Lo vado a passare dappertutto, sia all'interno che all'esterno. Lo vado a passare anche qua, vedete, sugli elastici, che sono bianchi, completamente bianchi, così rimangono un pochino più colorati. E lo passo anche così, la vado a tamponare anche un po' questo elastico, così non rimane perfettamente bianco, ma rimane leggermente più beigiolino, che va bene per il fondo della mia copertina, altrimenti il bianco è un po' troppo diverso come colore. Così, perfetto, così l'ho reso, vedete, un pochino più beige come la copertina. Finita questa operazione, vado ad attaccare le mie decorazioni.
Adesso con il color ombra e con il mio pennello per fare le sfumature vado a creare delle sfumature intorno al mio fiore. Per quanto riguarda i quaderni da mettere all'interno della Midori, dunque io li ho già realizzati e ho utilizzato un quaderno di questi già che ho comprato e che ho decorato semplicemente, vedete, utilizzando dei pezzi di carta sempre dell'album Spring Botanic, ho ritagliato dei tag e l'ho decorato in questo modo. Mentre uno dei quadernini è stato fatto da me. Questo quadernino è stato realizzato con dei fogli di carta A4, di questa carta vintage sottile e comodissima per scriverci sopra. E quindi ho ritagliato le pagine e le ho cucite, praticamente con la stessa tecnica che ho utilizzato per la Midori. Quindi ho bucato con il mio punteruolo e ho fatto passare del filo per imbastito per cucire il mio quadernetto. L'unica cosa, anche questo, per abbellirlo, l'ho decorato con dei ritagli di carta dell'album Spring Botanic. Ho decorato alcuni interni, non tutti chiaramente, per lasciare lo spazio per scrivere. Vedete, ho utilizzato dei timbri per abbellire un po', ho attaccato delle tag. Questo era un altro fiore dell'album che ho ritagliato e poi ho colorato intorno con dei colori. Questi sono dei timbri che ho fatto sempre con i colori abbinati alle mie carte, pezzi di carta. E diciamo che questo è un altro particolare del mio album. In questo modo, vedete, ho anche dato abbellito un po' qua, ho creato una tasca se eventualmente uno volesse bloccare qualcosa e di nuovo timbri e anche qui un pezzo di carta per poter scrivere. In questo modo, diciamo, abbellite anche un quadernino da inserire, che così rimane veramente una cosa personalizzata. A questo punto non ci resta che andare ad inserire i nostri quaderni nella Midori, quindi metteremo questo più grande all'interno dell'elastico più esterno, perché così c'è più spazio, vedete, per incastrare il mio quadernino, e questo che è più piccolo, prendiamo il centro più o meno e lo andiamo ad inserire all'interno dell'elastico, quello più piccolo, nei due buchi che ho fatto più all'interno, in questo modo. Così abbiamo la nostra Midori con tanto spazio per scrivere, un libricino creato da noi e l'altro no, terminata. Questo è il risultato finale. Vedete che utilizzando proprio dei ritagli di carta del mio album abbiamo comunque fatto un lavoro direi carino, così da utilizzare e non sprecare niente di quello che abbiamo in casa, per evitare tutte le volte che vogliamo fare un lavoro nuovo di dover necessariamente acquistare un qualcosa, ma si può benissimo utilizzare quello che avete in casa. Se voi guardate bene una volta, è anche una cosa divertente a mio parere, quella di vedere un po' quello che si ha e studiare un lavoro proprio sul particolare che si vuole utilizzare, anche un modo così per svegliare un po' la creatività. Anche il video di oggi è terminato. Come dico sempre, se avete dubbi, domande o qualcosa da chiedere, scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile. Oppure, se vi fa piacere, lasciatemi un like o un commento, così saprò se il video è stato di vostro gradimento. Per chi non mi conosce e si è collegato solo oggi con il mio canale, se ha piacere chiedo di iscrivervi così mi aiuterete a farlo crescere. Invece per chi mi segue ormai da diverso tempo, ringrazio come al solito perché siete sempre di più e mi seguite con sempre più affetto e la cosa mi rende veramente felice.
Detto questo, come al solito, non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!